Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Trash, in diretta da casa mia. Allora, sono appena tornato da vedere Terminator Genisys, locandina ovviamente gentilmente fornita da Film TV. Allora, Terminator Genisys, diretto da Alan Taylor nel 2015. Allora, Alan Taylor lo conosciamo soprattutto per aver realizzato il sequel di Thor, ovvero Thor Dark World, che non ho ancora visto. Quindi non posso dire con esattezza la dote registica di Alan Taylor se è buona o no, perché ho visto soltanto questo Terminator Genisys per ora. Prima di iniziare di parlare di questo Genisys, parlo dei primi quattro capitoli. Allora, parliamo ovviamente di Terminator di James Cameron del 1984, che ovviamente è un capolavoro assoluto della fantascienza, che praticamente tratta anche dei viaggi nel tempo ed è veramente molto interessante, un film così bello. Cioè ragazzi, c'è Schwarzenegger, poi tra l'altro non era neanche tanto conosciuto negli anni 80, quindi è perfetto per interpretare la macchina. Quindi giudizio finale, voto per il primo Terminator 8,5, anche se gli darei anche un bel 9, comunque diciamo 8,5 va bene. Poi nel 1991, sempre James Cameron dirige il sequel che si chiama Terminator 2, il giorno del giudizio. Un sequel veramente molto sottovalutato da alcuni sicuramente, che ovviamente secondo me è un vero capolavoro che supera di gran lunga il primo. Ed è veramente spettacolare ragazzi, soprattutto per Arnold Schwarzenegger e le sue famosissime battute nel film. Quindi giudizio finale, voto per Terminator 2, il giorno del giudizio, 9. Poi passiamo all'orrendo sequel del 2001. Passiamo a Terminator 3, le macchine ribelli. Molto mediocre, molto noioso, sì, annoia parecchio. È praticamente la copia carbone del secondo, praticamente, è soltanto leggermente diverso. Quindi, diciamo, mi ha tenuto poco incollato alla sedia. E, infatti io sono molto legato al secondo, più che al primo e al terzo. Il terzo comunque si rivela essere un sequel piuttosto mediocre che non riesce a intrattenere per alcun motivo. Voto per questo Terminator 3, le macchine ribelli, 5. Allora, passiamo al quarto capitolo, che non sappiamo esattamente se lo possiamo considerare un reboot o un sequel, quindi l'hanno chiamato semplicemente Terminator Salvation, diretto da MacKG. Allora, MacKG ha realizzato un vero e proprio reboot sicuramente del primo, ricominciando tutto da zero praticamente. E praticamente la regia è molto giocata sul fatto che sembri tutto una specie di videogioco, però diciamo che è un film abbastanza carino e divertente con Sam Worthington e Christian Bale, fantastici. Giudizio finale per Terminator Salvation, 8. Ovviamente queste sono opinioni personali, quindi ognuno la pensa come vuole. Non vi aspettate granché, perché il film, sì, mi è piaciuto in sostanza, però c'è da dire che ci sono alcune piccole pecche che, diciamo, si andrebbero un po' a cercare. Ma comunque, nonostante questo, nonostante queste piccole pecche, questi piccoli buchi di sceneggiatura, il film mi è piaciuto. Chi troviamo di nuovo a interpretare il Terminator, appunto, è Schwarzenegger, come potete vedere dalla locandina di Film TV. Poi troviamo anche una bravissima Emilia Clarke, che l'abbiamo già vista nel Trono di Spade, un Jay Courtney che interpreta questo Kyle Reese, perché ovviamente Emilia Clarke ha interpretato in questo film Sarah Connor, una grandissima Sarah Connor secondo me, ovviamente dopo Linda Hamilton. Jay Courtney è, diciamo, se la cavicchia un po' a fare Kyle Reese, un po' troppo serio nel suo ruolo, ma comunque l'abbiamo conosciuto soprattutto per i film Unbroken, Water Diviner, Die Hard 5 o anche I Frankenstein. E ovviamente troviamo anche un Jason Clarke veramente fantastico, che l'abbiamo visto interpretare in Apes Revolution, nel bellissimo Apes Revolution, un timido professore. Allora, la regia qui risulta essere decisamente cameroniana e più che altro riesce molto a intrattenere con le sue grandissime scene d'azione che non stancano. E, tra l'altro, la storia mi è piaciuta perché l'hanno voluta cambiare in un modo del tutto nuovo, cioè più che altro
È una storia un po' rimasticata, un po' scontata e banale, ma comunque risulta essere agli occhi dei fan, risulta essere abbastanza godibile e divertente. Questo film è quello decisivo, cioè forse l'ultimo che faranno, sicuramente che hanno fatto, perché ovviamente è un ciclo, perché ovviamente il primo, il secondo e ovviamente il terzo leviamolo. E praticamente questo Terminator Genisys si può posizionare nel mezzo, cioè dopo Terminator 2, il giorno del giudizio. E quindi praticamente Cameron, lo stesso regista James Cameron, ha dichiarato che questo è l'effettivo terzo capitolo che avrebbe dovuto realizzare lui. E infatti è proprio così secondo me, perché segue praticamente questo film qua è un reboot alla fine, perché praticamente ricomincia tutto da zero. Praticamente ci ritroviamo nel futuro, in questo futuro post-apocalittico. Ovviamente c'è John Connor, il capo della resistenza contro Skynet, che praticamente manda Kyle Reese indietro nel tempo per salvare sua madre, Sarah Connor, da un Terminator che hanno mandato Skynet, prima. Fino qua è tutto normale, perché l'abbiamo già visto nei capitoli precedenti. Ma il resto cambia, perché il resto è tutto diverso, cioè hanno voluto cambiare, come praticamente non si sa per quale motivo, ma esiste già un Terminator, quindi è un Terminator è andato molto tempo prima nel passato a salvare Sarah Connor e proteggerla da un imminente futuro Terminator che avrebbe potuto ucciderla. E quindi praticamente il film si basa tutto su questo, quindi praticamente poi alla fine non vi faccio spoiler, però più che altro come si vede già dal trailer, alla fine chi diventerà proprio il Terminator è proprio John Connor, che praticamente alla fine è lui il cattivo in questo film, è lo stesso John Connor. E l'idea mi stuzzicava, mi piaceva. Questo film qua sinceramente mi è molto piaciuto anche per la CGI, più che altro non è solo per la CGI che c'è anche un po' di make-up, sinceramente, non hanno utilizzato solo CGI, ma più che altro per la maggior parte è solo CGI. Comunque un po' di make-up l'hanno fatto rimanere. Comunque, diciamo, la sceneggiatura è molto, come ho già detto, ci sono dei piccoli buchi di sceneggiatura, però diciamo è molto ben scritta, diciamo, non si lascia perdere in inutili dialoghi banali, più che altro. Quindi in conclusione lo trovo un film molto divertente, molto gradevole. Sinceramente, quando uscirà in DVD lo acquisterò, non vedo l'ora che uscirà in DVD. Quindi, in sostanza, il voto finale per Terminator Genisys è un bel 7,5, perché mi è piaciuto, sinceramente. Forse questo film è un po' sottovalutato per ora, credo che sia. Adesso sicuramente molte persone lo snobberanno oppure. Cioè, lo troveranno addirittura pure brutto, sicuramente. Lo troveranno anche mediocre, perché se voi andate con i pregiudizi, diciamo più che altro con le aspettative molto alte, poi ne uscite con le aspettative molto basse. Io che ho fatto? Ho azzerato tutto, ho detto non esiste nessun Terminator Genisys, vado, faccio finta che i trailer che ho visto non esistono, sono andato e mi è piaciuto. Non so, forse perché. Cioè, come ho già detto, non mi piace a livelli stratosferici, però diciamo un bel 7,5 se lo merita. Se è piaciuto a James Cameron, non vedo perché non debba piacere ai fan. Comunque, è un film molto divertente, queste scene d'azione con molta tensione. Beh, diciamo, quella poca tensione, sono abbastanza prevedibili e stavano già nel trailer, ma comunque sono abbastanza carine, dai, sono godibili da vedere. Comunque, credo di concludere qui la recensione a caldo, anzi l'opinione a caldo di Terminator Genisys, e ci rivediamo in un'altra prossima recensione. Ciao a tutti.